Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Stamattina assolutamente colazione con una novità che mi ha preso il CRI ieri sera alla Sigma, che è andato perché quando è uscito dal lavoro gli ho detto: amore, fermati un attimo da Sigma e prendimi il Quasar dei vetri. Ovviamente, oltre al Quasar dei vetri, che è il detergente preferito in assoluto mio per pulire i vetri, appunto, io lo utilizzo anche per pulire la vasca da bagno, tra l'altro. Mi ha preso una novità: Dadan, i nuovi biscotti della Ringo alla fragola. Quindi ci facciamo un cappuccino e li assaggiamo. Ovviamente lui li ha già aperti, golosone, perché lui si è alzato prima di me, è andato al lavoro e quindi si è fatta la sua colazione e ha detto che sono così e così. Vedremo come saranno. Adesso li assaggio anch'io. Come cappuccino ci facciamo questo qua della Dolce Gusto e invece questi sono i biscotti fragola frizz con crema. Che frizza alla fragola, speriamo che siano buoni, quello che dovrebbe scoppiettare in bocca, però boh, vabbè, proveremo. Il profumo l'ho già annusato e sta proprio di fragola fake. Questi sono i biscottini, adesso ci facciamo il cappuccino e li proviamo, vedete la fragola dentro. Ed è una collaborazione con Ringo e Netflix per Stranger Things, la serie TV. Io non l'ho mai vista, voi l'avete vista? Fatemi sapere. Oggi per il cappuccino ho scelto la mia tazza delle LOL, troppo carina. E vediamo stavolta di farlo bene il cappuccino, non come nell'altro vlog. Quindi una capsula di queste qui con il fondo marrone e una di quelle bianche. Prima il marrone, poi il bianco, cioè prima il caffè, poi il latte in polvere, che sarebbe questo. Mega cappuccione pronto, andiamo a far colazione. Ovviamente li ho inzuppati nel cappuccino. Sente troppo che frizza in bocca, sentite? Spero che si senta. Buoni però, mamma mia. Sentite? Buonissimi, voi li avete mai assaggiati? Fatemi sapere. Faccio colazione e ci vediamo dopo. Promossi. Cambiata perché fa un freddo assurdo e adesso usciamo perché dobbiamo fare un po' di commissioni con i miei suoceri, quindi venite con noi. Ne voglio approfittare perché visto anche intanto mi vesto che tra un po' usciamo, proprio tra qualche minuto. Comunque ne voglio approfittare perché visto che è finito l'ennè e la mia erboristeria dove vado è chiusa, nel paese dove vado, mamma, che chioma! Si vede il rosso ancora, dai, è un po' rimasto. Comunque voglio riprendere l'ennè, spero di trovarlo. E spero che l'erboristeria sia aperta e sia valida e abbia il rosso egiziano che faccio io di solito, che è appunto questo rosso qua che vedete e che al buio non si vede. Serve la luce per farlo vedere. Vedete? Questi sono i riflessi che voglio. Ormai è quasi un annetto che faccio l'ennè ed è pazzesco. Poi dobbiamo passare anche all'acqua e sapone e vediamo. Dobbiamo portare prima mia suocera innanzitutto dalla parrucchiera che ha l'appuntamento stamattina alle 9 e quindi dobbiamo portare lei, poi io e lui andiamo a fare due commissioni, io e mia suocera e poi andiamo a prendere mia suocera, insomma abbiamo un po' di cose da fare, venite con noi. Arrivati
tornata a casa, ragazzi, vi faccio vedere le due cosine che ho preso. Allora, intanto sono stata all'Eurospin e ho preso, perché visto che ormai quasi mezzogiorno arriva il clean, non ho tempo per cucinare, ho detto, sai che c'è? Facciamo due panini. La fettata ce l'abbiamo già in frigo, quindi non so se metteremo lo speck o il prosciutto, adesso vediamo. Ho preso questo formaggio, l'Emmental, già tagliato a fette, e una confezione di pane, ho speso in tutto 4 euro. Buonissima, così facciamo un pranzo veloce. Poi stasera cucineremo insieme, ma non so cosa fare. Adesso vediamo. Poi all'acqua e sapone, come vi ho portato e vi ho fatto vedere, tra l'altro voglio ritornarci a prendere, visto che non avevo prelevato, stupida, ho detto tanto vado all'acqua e sapone, avevo già intenzione per andare a prendere il detergente del Cree e avevo 10 euro in tasca, cioè 10 euro, e infatti mi sono mangiata un po' le mani e ho detto caspita, perché ho visto, come avete visto nella clip, la gola, tutta la nuova uscita per i capelli di Pantene con Moschino per Chiara Ferragni, cioè ci devo tornare assolutamente a prenderlo. Ho preso i due detergenti del Cree, questa Intima più detergente lenitivo, questo è il detergente che usa sempre lui e usa sempre e solo questo. E poi come ultima cosa, questi sono costati 3,95 euro l'uno, mentre 1,90 euro, una cavolatina era in cassa, ho voluto prendere lui, il labello di Barbie. Ero indecisa perché ho detto ma perché l'hanno fatto blu, non potevano farlo rosa? Però era troppo carino, ho detto no, lo voglio prendere, non posso lasciarlo lì, ho detto vabbè, per 1,90 euro, una cavolatina in cassa, l'ho presa. E finito con l'acqua e sapone. Poi il pezzo principale della giornata, l'Enne. Ho speso in tutto 17 euro. E stavolta non c'era il colore rosso egiziano, il classico, se mi seguite sapete quale prendo, infatti gli ho lasciato il numero di telefono e quando arriva mi richiama che andrò giù a prenderlo. Stavolta mi ha dato due da mischiare, sempre rossi ovviamente, ho preso anche il biglietto da visita, e sono questi due, sempre super 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 rosso. Questo è della marca Cadi Natural Cosmetics e Ne Erba Vita, due marche diverse. Mi ha detto tu mischiale insieme se le vuoi rosse rosse rosse, e sono una polverina. Questo è Ne Puro, colore intenso per capelli sani e forti. Comunque oggi pomeriggio lo facciamo insieme, tutto in questo vlog, e vedremo com'è. Mi ha detto è sempre comunque una polverina. Questo è costato 10,99 mentre questo 8,50, e mi ha detto mischiali insieme, e poi mi ha guardato, mi ha detto si vede che hai tanti capelli quindi te ne serve parecchio. Questo è proprio una bustina da 100 grammi e Ne Puro, super curiosa, oggi pomeriggio lo facciamo insieme questo Ne, assolutamente, che oggi sono anche a casa quindi ho tempo di fare tutte le mie cosine. E questo è Ne Rosso Naturale, sempre, vedete, polverina anche questo, e lei mi ha consigliato solo di diluirlo con l'acqua o se proprio voglio anche un effetto lucido con un po' di limone facciamo la pappetta, quindi oggi pomeriggio ci divertiamo e li facciamo insieme. Adesso metto via tutto che sta per arrivare il Cree e ci facciamo i panini. Ed eccoci qua, ho preparato un panino per uno e finalmente si mangia, ho messo dentro appunto anche il formaggio a fette, buon pranzetto. È arrivata sera, ho dormito tutto il giorno, sono arrabbiata perché non sono riuscita a fare una beata, insomma avete capito, però andiamo a prendere le pizze stasera, quindi venite con me. Alla fine volevo fare il budino della Linda, questo qua che ce l'ho da qua da fare un bel po', e lo volevo fare con voi oggi, ma tanto facciamo tutto domani, questo e l'Enne si rimandano a domani. Però prima di andare voglio farvi assolutamente vedere una cosina che mi sono dimenticata di farvi vedere nell'altro vlog, del regalino che mi ha fatto il Cree, non per qualche ricorrenza speciale, però ha deciso di regalarmelo, forse perché sono anche mesi che continuo a rompere che lo voglio, io non mi ero mai decisa a prenderlo, sai cosa? L'ho preso io. Da-dan, ragazzi, abbiamo Just Dance, quindi già prevedo dei weekend da matti con Mel Cree, che vi faremo di sicuro dei video. L'unica cosa che devo pensare prima come farli, se farli, sapete perché? Perché con la musica mi fa copyright, quindi come si fa? Adesso vedremo. Comunque il gioco di questo è quello che contiene anche Frozen e tutte queste canzoni, soprattutto di Ariana Grande.
adoro, io amo Ariana Grande e comunque ci sono tutte le canzoni, bisogna ballare. Arrivati a casa con le pizze, adesso il Chris l'ha messa in forno perché purtroppo quando... Ciao, amore È mio! un po' freddino. Ciao! Ciao. Adesso lui si è messa un po' in forno con un po' freddino il tragitto. Invece qua c'è quella del papà del Cri con i funghetti e doppia mozzarella. E qua c'è la mia che è uguale a quella del Cri con margherita. Sì, vabbè, tutta piegata, ma il tragitto con le patatine. Buona cenetta! Adesso abbiamo finito di mangiare, è quasi tutto buio ormai e stiamo scaricando Just Dance nella PS4. Adesso lo sta scaricando il gioco e poi vediamo un po' perché qua al posto dei controller, visto che non ce l'abbiamo, c'è scritto che si può collegare al telefono tramite l'app Just Dance Controller e si usa come appunto che legge le mosse nel gioco, quindi proviamo. Intanto noi lo scarichiamo e stasera ci mettiamo un po' a provare a divertirci. A me l'unica cosa che mi preoccupa è il copyright, quindi dovrò studiare un modo per farvi vedere io e Cri che balliamo, perché sarebbero video divertenti. Voi comunque datemi il parere, un consiglio. Un consiglio ovviamente su come formulare, come fare i video, perché come faccio a sentirvi la canzone che balliamo se poi fa copyright? Buongiorno, giornata nuova, si riparte stamattina e si esce. Io ho un sonno assurdo, ho bevuto solo un caffè. Là su in montagna ha nevicato, quindi arriverà presto da noi la neve, Dani, vero? Che se no qua come si fa a sciare? Sono scesa in autostrada, dopo 3 ore di macchina siamo arrivati in questo paese, Ponte di Legno Tonale. Che figata, qua c'è anche una funivia. E che va su in là, guardate il cielo. Dopo vi spiego perché siamo in questi paesi e cosa ci siamo venuti a fare stamattina. Non so che ora torneremo indietro. Questa è la funivia, come vi dicevo, e lì c'è la seggiovia. E anche qua fanno gare di sci, mi spiegava mio suocero e tutto quanto. Fa un freddo assurdo, raga, poi c'ho un sonno. Siamo partiti prestissimo. Ma vabbè, ho visto anche qua che c'è il tappetino. Quando avevo imparato a sciare, quando sciavo l'inverno scorso, che quest'inverno preparatevi che andiamo ancora. Sì, non qua ovviamente, ma da me. Però, raga, che figata. L'unica cosa è che provare questo tappetino qua e sciare a spazzaneve quando c'è la neve. In questi campi qua, cioè, dopo ci sono metri di neve e si scia, si sale col tappetino e si scende per imparare a spazzaneve. Ormai vabbè, io lo so fare, però venire qua a sciare mi piacerebbe, solo sono 3 ore di macchina. Praticamente il corso è iniziato e fino alle 3 di oggi pomeriggio. 4 ore. Perfetto. Sosta a mezzogiorno, si mangia e poi si riprende fino alle 3. Che conseguenze ha essere iscritto in questa categoria Ci ho portato professionale? anche il caffè. Da un lato ci sono delle tutele, perché... Arrivati a casa sono morta, morta. Alla fine ormai è sera, quindi questo vlog finisce qua. Il proseguimento lo vedete. Diciamo che è la prima parte del vlog. Scriverò proprio prima parte in questo vlog perché ci sarà la seconda parte dove faremo il budino bianco della Lind. Caspita, ma domani lo facciamo assolutamente. Dobbiamo andare a fare la seconda parte del corso che se non, che non vi ho spiegato oggi bene, bene sì, sono andata a fare il corso con mio suocero, che lui doveva fare il corso del maestro di sci, io invece ho fatto un altro corso per una cosa che ho iniziato ufficialmente io un corso, lui ha fatto il suo corso di maestro di sci e sono stata anch'io lì tra l'altro, ho potuto, diciamo che mi hanno fatto entrare, ho avuto la possibilità di fare tutto e io ho iniziato una cosa che... Ve ne parlerò più avanti, intanto l'ho iniziata e quindi capirete più avanti, non vi preoccupate perché vi farò sapere tutto. Siamo stati anche al ristorante, vi lascio qua qualche foto, anzi no, vi lascio dopo delle foto, dopo che parlo nella clip in questo vlog. Abbiamo mangiato le trofie al pesto, buonissime, il salmone con le verdurine, 10 euro a testa, cioè io e mio suocero eravamo, 10 euro per uno non è niente, perché abbiamo mangiato appunto come primo le trofie al pesto, come secondo abbiamo mangiato il salmone con le verdurine grigliate, con la salsa allo yogurt, che la salsa allo yogurt, ecco, quella magari non mi faceva impazzire.
impazzire, però le verdurine e il salmone cotte bene, saporite, tutto perfetto. Adesso ho anche acceso il camino. E poi abbiamo mangiato un pezzo per uno di mille foglie, un po' di pane, io l'acqua e lui un po' di vino. Io vino, lo sapete che non mi piace, io bevo sempre acqua, a volte anche la coca a casa, ma io team acqua. Fatemi sapere se anche voi quando andate nei ristoranti cosa bevete, fatemi sapere nei commenti. Insomma, io adesso vi saluto e non perdetevi la seconda parte di questo vlog che uscirà in questi giorni. Ciao! Sono morta. Prima di chiudere il vlog, adesso guardate il pranzetto di oggi, troppo buono. 10 euro per uno, niente.